Dopo i primi studi che abbiamo fatto su questo edificio esistente, il mercato florovivaistico bolognese, studi fatti per conto di CAB, siamo stati incaricati da Prelios di sviluppare un progetto di rigenerazione di questo edificio. Siamo partiti con un concetto di mantenimento il quanto più possibile di ciò che si può recuperare. Peraltro su questa struttura insiste un campo fotovoltaico, quindi da tenere ben presente. Abbiamo lavorato quindi su una pulitura dell'edificio e lo abbiamo trasformato in un hotel, in uno spazio di accoglienza, lavorando fondamentalmente creando delle isole all'interno di questo grande spazio a 12.000 metri quadrati, in modo da avere la luce che entri in maniera più omogenea rispetto alla funzione preliminare, in cui appunto era uno spazio sostanzialmente industriale. Quindi abbiamo creato queste aree interne, questi cortili interni vetrati, la luce entra, e su questi cortili vetrati abbiamo attestato tutte le camere, dandogli una scansione che segue la scansione dell'edificio. Quindi l'edificio preesistente in un certo senso ha determinato tutte le varie stanze, parliamo di circa 200 stanze, dico circa perché alcuni di questi spazi sono spazi accoglienza per il personale FICO e sono stanze con dimensioni diverse in senso longitudinale. Siamo stati molto attenti all'uso dei materiali e delle tecnologie, parlavo di fotovoltaico prima, abbiamo un sistema geotermico per la climatizzazione, l'acqua calda, quindi estremamente virtuoso, e siamo stati molto attenti anche al tema dei materiali. Materiali è facile definirli ecologici, ma ci sono dei sistemi di certificazione, quindi utilizziamo materiali certificatamente ecologici, usiamo delle ceramiche per il perimetro dell'edificio, abbiamo studiato questa integrazione tra il verde naturale e un sistema di brissolei che ci servono per creare una schermatura tra interno e esterno, in modo, anche essendo un hotel, da avere una certa riservatezza dello spazio. Questo screen è realizzato quasi esclusivamente in legno, e un legno ovviamente che è un materiale altamente ecologico, in quanto addirittura è un preservatore, una tank, un serbatoio di CO2.